diritti. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Nuovo appuntamento con Italia chiama Italia, questi temi dell'edizione di oggi, mercoledì 28 settembre. Consolato italiano a Londra, ampliati gli appuntamenti per il servizio passaporti. Argentina, giornata passaporti a Concordia il 13 ottobre. Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, ricerca docenti per i corsi di lingua italiana. L'italiano e i giovani, concorso per studenti in Argentina. In aggiunta alle iniziative già intraprese per agevolare l'accesso al servizio passaporti a determinate categorie di persone, anziani, disabili, donne in stato di gravidanza e minori di 12 anni, sono ora lieto di informarvi che dal 3 ottobre saranno disponibili ulteriori 160 slot mensili per gli appuntamenti pomeridiani, già prenotabili online. A comunicarlo è il console d'Italia a Londra, Domenico Bellantone. I nuovi slot, precisa, si sommano ai 200 appuntamenti mensili aggiuntivi già messi a disposizione, dei quali è stata data comunicazione lo scorso 9 settembre. In totale, quindi, il consolato nella capitale britannica ha incrementato di 360 unità gli appuntamenti prenotabili mensilmente online tramite la piattaforma Prenotami. Si ricorda, puntualizza la sede diplomatica, che ogni giorno i nuovi slot vengono pubblicizzati alle ore 23 e hanno un calendario fisso di 12 settimane, oltre le quali non è possibile effettuare prenotazioni. Per maggiori informazioni si rimanda al sito conslondra.esteri.it. Missione passaporti a Concordia il 13 ottobre, lo annuncia il Consolato Generale d'Italia a Rosario. Dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 16 sarà realizzata una missione dell'ufficio passaporti nella città di Concordia. Gli interessati, residenti nella circoscrizione dell'Agenzia Consolare di Concordia, comprendenti i dipartimenti Concordia, Feliciano e La Paz della provincia di Entre Rios, potranno prenotare un turno attraverso il sistema Prenotami appositamente dedicato. Il giorno dell'appuntamento i richiedenti dovranno presentarsi all'indirizzo Pellegrini 1094 a Concordia. Sul sito consrosario.esteri.it è disponibile l'elenco della documentazione da portare con sé. Insegnare l'italiano all'Istituto di Cultura di Buenos Aires. Sul proprio sito l'IIC precisa i requisiti richiesti a chi fosse interessato all'opportunità: essere madrelingua italiano, essere in possesso di lauree in materie umanistiche, essere titolare di un valido permesso di soggiorno in Argentina, nonché del monotributo, vale a dire la partita IVA argentina, avere comprovata esperienza nell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri e preferibilmente possedere una formazione certificata in didattica dell'italiano come lingua straniera. I corsi di lingua si svolgono dal lunedì al sabato in diversi orari della giornata. Gli interessati potranno inviare i loro curriculum all'email corsilingua.iicbuenosaires@esteri.it. Saranno contattati solo i candidati che l'istituto selezionerà ai fini della convocazione a un colloquio precisamente. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito iicbuenosaires.esteri.it. Ultima notizia, premio per la lingua italiana in Argentina. Il bando di concorso sul tema l'italiano e i giovani è dell'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires e dell'Associazione dei Docenti e Ricercatori di Lingua e Letteratura Italiana. L'iniziativa è destinata a studenti regolarmente iscritti ad atenei universitari pubblici, istituti pubblici del professorato della Repubblica Argentina. Il concorso consiste nella stesura di un elaborato sotto forma di testo narrativo saggistico in lingua italiana di massimo 1500 parole sul tema della 22esima settimana della lingua italiana nel mondo, ossia l'italiano e i giovani. Il premio consiste in un biglietto andata e ritorno in classe economica per Roma da utilizzare entro l'anno 2022. Gli elaborati dovranno essere inviati via email all'indirizzo concursodilli@gmail.com entro il 3 ottobre, accompagnati da una breve lettera di presentazione e di motivazione dell'autore, nonché da un attestato di frequenza che identifichi il partecipante come studente regolarmente iscritto al proprio ateneo universitario o istituto del professorato. Dettagli e bando completo sono disponibili sul sito iicbuenosaires.esteri.it. Come detto, questa era l'ultima notizia, si conclude qui l'edizione di oggi di Italia chiama Italia. Grazie per essere stati all'ascolto e buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio BM, voce delle Dolomiti. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.